protesta che manifesta in piazza. Cioè, non è il pericolo di poter reagire a quelle scene. Queste ragazze hanno avuto il coraggio di dire quello che le è capitato. Ancora una volta, nel silenzio, focalizzare e non cercare di far capire che i problemi sono dati da ragazzi. Per amare una parte. Questo è il loro finale, per la fine, sono in libertà. Nessuno ce l'ha regalata la libertà. E queste zone sono piene del sangue dei nostri ali che hanno combattuto, lottato e sono morti. Sera, lo Jussoli ci vedrà in barricata a Peschiera, domani a Verona, poi a Milano, poi a Roma e da ogni singolo paese, perché il passo successivo è grande. Non ci faremo condizionare dalle vostre televisioni, ma soprattutto... Sì, diciamo che il disastro è successo il 2 giugno a Peschiera, purtroppo orde di barbari che sono venuti a fare danni, sono venuti a Peschiera con l'intento di delinquere. Questa è una manifestazione che, a prescindere dall'ideologia politica che non conosco e quindi me ne dissocio, è una manifestazione di ragazzi, di persone che sono venuti a portare solidarietà a un paese che è stato ferito, gravemente ferito da questo evento del 2 giugno. A Peschiera è un caso, ma ripeto, ce ne sono stati in questi anni diversi e non solo a Peschiera ma un po' in tutta Italia, soprattutto nelle grandi metropoli, il problema delle baby gang, insomma ci sono vari problemi che si porta dentro, l'immigrazione incontrollata e ormai ingestibile, per cui la motivazione che principale sicuramente è quello che è accaduto il 2 giugno, ma in generale la protesta è sull'immigrazione e sulle politiche migratorie fallimentari da 20 anni a questa parte di governi, diciamo, che hanno strizzato l'occhiolino a questa, diciamo, vera e propria invasione, per cui siamo qui per dire basta. Facciamo le cose che ci sono, non ci pensiamo, 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 non ci p